Quasi 1 milione di passeggeri per l'aeroporto di Alghero, che ha chiuso il bilancio della stagione estiva con un incremento di 46.000 passeggeri in più rispetto al 2017 e di 14.000 rispetto al 2018. Per l'anno in corso la previsione del traffico passeggeri sembra attestarsi intorno a poco meno di 1,5 milioni di visitatori. A determinare l'aumento del traffico nello scalo algherese è stata l'apertura di 7 nuove frequenze settimanali invernali da parte del vettore Ryanair, che ha incrementato il proprio impegno su Fertilia per oltre il 60% sui posti vendita e sulle frequenze delle tratte. In particolare sono state introdotte i nuovi collegamenti per Barcellona-Girona per 3 volte la settimana, per Bratislava per 2 volte sia nel periodo estivo poi prorogato in quello invernale, incrementando anche le destinazioni nazionali Bologna e Pisa rispettivamente a 5 e 3 volte la settimana. Un trend in continua crescita anche per il prossimo anno, in cui è previsto che si superi la quota del 1,5 milioni di passeggeri, con una crescita del 12% rispetto al 2019. I principali fattori della crescita prospettati per il 2020 sono rappresentati anche dal consolidamento dei rapporti con i vettori low cost storicamente attivi, la significativa crescita di Ryanair e l'avvio di una nuova partnership con Aer Lingus, che collegherà l'isola con l'Irlanda.